Ambra Film di Torino, che è un'associazione di documentaristi e autori che si battono per il documentario indipendente in Italia. Abbiamo realizzato un documentario che si chiama Nerano the Promised Land, è la storia di una ragazza che da un villaggio della Nigeria si ritrova improvvisamente sulle strade di Torino, costretta a prostituirsi e a pagare un debito di 50.000 euro ai suoi sfruttatori. L'abbiamo seguita cercando di scavalcare la linea, cioè di passare dalla sua parte, quindi di utilizzare uno sguardo interno che non fosse lo sguardo esterno di un approccio giornalistico da reportage, ma che fosse uno sguardo complice e, diciamo, di assoluta complicità e intimità e confidenza. Mi chiamo Cesare Meneghetti, sto qua presentando il mio film Terrorista, che è la storia di un ex insegnante universitario che è stato condannato della dittatura brasiliana degli anni 60 e ha dovuto scappare. È stato esiliato per 10 anni. Erano anni di una specie di regime dittatoriale che è cominciato nel 64, ha durato 20 anni, è finito nell'84 e lui è tornato con l'amnistia nel 79. Meu cônsul fala português, o meu embaixador fala português, vai prendere ele, já vai prendere ele. Per cui il film percorre la sua traiettoria di una fuga senza sapere esattamente cosa avevo commesso. E il film è il tracciato di questo essere umano in parallelo con la storia ufficiale del Brasile di quell'epoca. Fare un parallelo del passato, ma allo stesso tempo di vedere come questa storia si ripete pure adesso. La mia voglia di fare questa cosa ho preso spunto nella realtà che viviamo oggi, nella guerra preventiva, nel dissentire, essere considerato un terrorista e nel parallelo che sto vivendo molto in Italia, dove è molto simile al Brasile degli anni 60, con una televisione che controllava molto l'informazione e come viviamo non in Italia, ma forse nel mondo ultimamente. Então, os outros são chilenos, são gente da universidade, eu sou estrangeiro, então eu chamo Samar, né? Eu levanto, né?